Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara una deliziosa torta Shrek. Una torta che in cottura diventerà di un bel verde intenso e sopra formerà una deliziosa crosticina marroncina. Con questa torta assicuriamo che spaccherete veramente alle feste perché la apprezzano in molti ed è veramente facilissima da preparare. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 300 g di farina 00, 50 g di cocco grattugiato, 3 uova, 100 g di gocce di cioccolato fondente, 100 g di zucchero, una bustina di lievito, 125 g di yogurt al cocco, 220 ml di sciroppo di menta, 100 ml di olio di semi di mais. Per prima cosa montiamo le uova e lo zucchero fino a creare una bella spuma. Una volta montate le uova, aggiungiamo l'olio a filo e continuiamo a mescolare con il mixer. Poi aggiungiamo lo sciroppo, sempre un pochino alla volta, e continuiamo a mescolare con il mixer. Poi aggiungiamo il nostro yogurt e come sempre continuiamo a mescolare. Fatto ciò, iniziamo ad aggiungere le polveri e cominciamo con la farina di cocco, ossia il cocco grattugiato, con la farina 00, ed infine a lievito. A questo punto mescoliamo per bene tutti gli ingredienti finché non diventeranno un impasto omogeneo. Aggiunte tutte le polveri, aggiungiamo anche le gocce di cioccolato e come sempre mescoliamo per bene. Appena abbiamo finito di amalgamare per bene tutti i nostri ingredienti, le mettiamo un secondino da parte perché vi vogliamo parlare della nostra teglia, che ha un diametro di 25 cm x 25 ed è già imburrata e infarinata. E a questo punto non ci rimane altro che versare il nostro delizioso impasto dentro la teglia. Questa torta, mi raccomando, la cuociamo a forno a 160 gradi, ventilato per circa 30 minuti. Ma dopo 20-25 minuti fate la prova a stecchino, poiché ogni forno cuoce a modo suo. Ma guardate com'è venuta bene la nostra torta! Ed ecco come si presenta dentro la nostra bellissima torta. E finalmente ragazzi siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa squisitezza di una torta, ma prima io vorrei farvi vedere com'è al taglio. E ora finalmente possiamo assaggiare questa delizia di una torta. Mamma mia che buona! Si sente benissimo il gusto della menta, che è anche forte. La torta è sofficissima, sembra una nuvola. Poi viene questo gusto di cioccolato delizioso. Cioè, insomma, veramente un mix perfetto. Ancora bella, soffice. Insomma, veramente è una torta deliziosa e da provare! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi: se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti, come speriamo che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!